Buonasera. Una setta politico-religiosa ha preso il potere in un'isoletta del Pacifico. Colleghiamoci ora con il nostro inviato, che è per noi in contatto telefonico dall'isola. Sì, buonasera, è proprio così. Qui a Settology, come potete vedere dalle immagini del nostro servizio, è avvenuto un colpo di Stato. Il gruppo appartenente alla setta dei Magnifici Sette ha deciso di invadere ed insediarsi nel palazzo del Presidente, rovesciando in tal modo il governo centrale. Il capo della setta annuncia che l'invasione è iniziata e a breve farà la sua prima conferenza stampa per parlare al mondo dei suoi obiettivi, invitando nel frattempo le altre sette a seguire il suo esempio. I seguaci intanto dovranno seguire delle norme rigidissime, per esempio vestire sempre con colori caldi, dall'arancione al bordeaux, questo fino all'età dei 7 anni, per poi avere l'onore di indossare il colore nero, che sta sempre bene su tutto. Le cerimonie di purificazione o messe nere vengono celebrate di notte, usufruendo di un gran numero di incensi e candele, e gli adepti indossano delle lunghe toghe. Questa cosa ha provocato un picco di vendite inaspettato. Avviso i clienti, sono rimaste poche taglie e solo di colore bianco. Durante le cerimonie di purificazione o messe nere vengono richieste crescenti somme di denaro, oltre alla firma formale di un testamento che nomini il leader come unico erede e protettore di tutte le anime. Per gli uomini il rito consiste in un lavaggio collettivo del cervello, mentre le donne dovranno in primo tempo bruciare i loro reggiseni, indossare camicette trasparenti e poi concedersi al grande capo prima di unirsi in matrimonio di gruppo. La setta preannuncia inoltre che la fine del mondo arriverà il 7 luglio 2017 e assicura ai fedeli che non sarà donata loro la vita eterna, ma la possibilità di vivere su pianeti straordinari, dove altre forme di vita fabbricheranno per loro compagni e compagne bellissimi e disponibili. Secondo il credo della setta, infatti, il loro fondatore fu rapito da un disco volante uscito dal cratere di un vulcano e portato su un misterioso pianeta nel quale ebbe origine l'uomo. Insomma, tutto fa supporre che questa neonata repubblica anarchica farà ancora parlare di sé. Da Settology è tutto, linea allo studio. Trust in who you are.